Benvenuti. Adesso parleremo di alcune delle opere che hanno trattato il tema della vita di Peppino Impastato. Sicuramente una delle opere più conosciute è Cento Passi. Il titolo del film, I Cento Passi, è una citazione dello stesso Peppino che riguardano i cento passi che dividevano casa sua dalla casa di Badalamenti, del suo assassino o comunque del mandante del suo omicidio. Il regista ha fatto film di grande impegno politico e di grande memoria, non cede, non vuole che si dimentichi la storia italiana. E quindi Pasolini, un delitto italiano, un altro delitto italiano, un altro commesso per mettere silenzio una voce scomoda, libera, quella di Pasolini, per Paolo Pasolini. Le similitudini tra Pasolini e Impastato sono alcune. Prima di tutto, tutti e due erano due poeti, tutti e due alzavano la loro voce per la difesa del territorio e anche della genuinità delle persone. Tutti e due parlavano del degrado del cemento e di come si stesse corrompendo con la bruttezza una nazione. In un dialogo madre e figlio, il regista fa leggere a Peppino la coinvolgente, straziante, intensa poesia di Pierpaolo Pasolini che dedicò alla propria madre. Il regista ha fatto I Cento Passi su Peppino Impastato, La meglio gioventù, che abbraccia un lunghissimo periodo storico della giovinezza di un'intera generazione, e poi Il romanzo di una strage, su quello che poi fu il delitto Pinelli e il conseguente delitto Calabresi. Bisogna dire che il delitto Impastato è un delitto che ha subito un lungo depistaggio. Gli italiani sono maestri nel depistare. I mafiosi che l'hanno massacrato poi l'hanno posto su dei binari con una carica di tritolo, facendolo saltare e facendo apparire sì che lui fosse morto durante un tentativo terroristico. E questo era anche per denigrare fino alla fine non soltanto il corpo, non soltanto finire una vita, ma anche tutta l'opera e tutta l'esistenza di una persona. Non riuscendo poi a questo, perché comunque c'è stata una rete molto forte sociale, hanno poi fatto passare che si era suicidato. Non è stato il primo caso. Stessa cosa fu fatta negli anni 60 a Termini Imerese per far tacere, silenziare un'altra voce fastidiosa, un altro giornalista, il giovane giornalista Cosimo Cristina. Dei giovani che raccontano la storia e vogliono e pretendono un futuro migliore. Tornando ai Cento Passi, c'è un'ottima prova d'attore, ma è sempre così, di Luigi Locascio, un attore italiano molto bravo, intenso, che mette sempre un pezzo della sua anima in tutte le sue interpretazioni. Molti sono stati anche i gruppi musicali che hanno voluto ricordare Peppino Impastato, anche perché la musica è il mezzo che arriva più velocemente ai giovani e anche più velocemente al cuore delle persone. Forse la melodia, la ritmica, e quindi magari il messaggio arriva più diretto. E quindi abbiamo i Modena City Ramblers, abbiamo Pippo Pollina, Carmen Consoli, i Talco, i Laurati, e Marta Sui Tubi ha composto il pezzo Neggia, che è il CD Nudi e Crudi, che è scaricabile gratuitamente dal sito del complesso. Un'altra cosa da dire è la forza di sua madre, che ha continuato a combattere, che ha fatto di casa sua, della casa dove viveva con Peppino, un centro, non un sacrario, un centro per i giovani, che poi ha lasciato ai giovani, dove possono andare i ricercatori e dove ci sono i libri di Peppino, dove i giovani si possono incontrare. È diventato un osservatorio, un centro dove si può fare comunque rete contro la mafia, per non lasciare sì che bastasse chiudere la bocca a un giovane di 30 anni perché rintornasse la notte
notte su un territorio. E quindi la casa di Peppino Impastato, che adesso è sotto l'egida dell'associazione dedicata a lui, è un museo laboratorio di idee che vale la pena andare a visitare e sostenere. Nel box Interformazione troverete anche il link dell'associazione. Visitatelo, è estremamente interessante. Il regista ci dona un film simile al romanzo di formazione. È un film di formazione che affonda le sue radici nell'infanzia di Peppino, nel suo contesto familiare, per esplicitare meglio il suo dramma anche emotivo ed identità ed affettivo. Entriamo così in contatto con la realtà delle sue relazioni, dei suoi affetti, delle sue contraddizioni culturali, storiche, identitarie. Veniamo in contatto con quello che fu l'evento epifanico per Peppino, l'omicidio dello zio, ad opera ovviamente della mafia, che lo sconvolse e gli fece prendere la posizione che ha caratterizzato e segnato tutta la sua vita. Nel film vediamo anche l'omicidio del padre quando cercò di proteggere Peppino. Poi ci viene anche presentato questa sorta di Virgilio della vita di Peppino Impastato, che fu Stefano Venuti, il pittore, che aprì gli occhi, la mente, lo spirito di Peppino e gli fu da mentore per le sue scelte future. C'è nel film di Marco Tullio Giordano una sequenza molto bella in cui un giovane Peppino si ferma, blocca le ruspe per primo, poi anche tutti i suoi amici, per evitare la devastazione del territorio, e le ferma col proprio corpo, con le braccia aperte, come il giovane cinese che affrontò i carri armati a Piazza Tiananmen, divenne poi uno scatto mondiale che nella nostra memoria resterà sempre, questo giovane che senza armi affrontava un carro armato fermandolo. Ecco, nel film c'è una sequenza similare ed è di fortissimo impatto. La colonna sonora del film è intensa, è un bagno emozionale nella musica dell'epoca, e quindi sentiamo una Janis Joplin che strappa l'anima, un Leonard Cohen e Modugno. La musica è una colonna fortemente emotiva, ma anche estremamente storicizzante. Vi lascio, alla prossima.